Io ricordo che potranno votare il giorno 29 per le primarie dalle 9 alle 21. È importante, questo lo ricordiamo, portare ovviamente un documento di identità e non è assolutamente necessario avere la tessera elettorale. Sì, è la sala Marcasia dietro San Francesco, lo ricordiamo, quindi dalle 9 alle 21. Io vi ringrazio per averci ascoltato e vorrei che questo programma si concludesse con la loro voce e con il loro ovviamente il saluto e l'invito al perché ognuno possa portare i voti a ciascuno di voi e non all'altro, quindi votare Vivolo Pulito perché, Pino Sanguinetti perché, Lucio Rende perché, Carlo Sanguinetti perché, Giovanni Donato perché. Allora a voi vi ringrazio e a voi il microfono. Allora il 29 è importante venire a votare per dare forza al centro-sinistra. Non ho slogan particolare per dire votate me, è importante votare il centro-sinistra. Se poi la vostra preferenza vuole venire a me perché mi ritenete migliore interprete del programma comune, va bene, altrimenti il voto è la cosa più importante. Io credo che il comune di Castrovillari abbia bisogno della forza e del coraggio delle donne, ribadisco il mio slogan, fortemente. Per quanto riguarda Carlo Sanguinetti, la gente mi conosce, ci sono da 30 anni in mezzo alla gente, tra la gente, il mio slogan è quello anche di Vivolo Pulito. Venite a votare, scegliete voi, cercate, individuate voi chi può rappresentare meglio i castrovillaresi e noi come centro-sinistra cercheremo di fare il meglio per dare a Castrovillari migliore soluzione possibile. La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum. Le forze politiche nazionali sono restie a voler consegnare agli elettori la possibilità di individuare i propri rappresentanti. Qui a Castrovillari diamo la possibilità di scegliere il proprio sindaco attraverso uno strumento nuovo di partecipazione, attraverso le primarie. Quindi venite a votare, scegliete il vostro sindaco del centro-sinistra, scegliete la persona che maggiormente può rappresentare le vostre esigenze. Scegliete chi può esservi vicino, sceglietevi soprattutto chi ama questa città. Io credo che tutti quanti noi candidati abbiamo queste caratteristiche, chi più e chi meno. Noi ci poniamo al servizio della città, insieme agli altri anch'io mi pongo al servizio della città, vi voglio servire e venite a votare soprattutto. L'invito al voto e l'invito a partecipare alle primarie, perché è un percorso virtuoso che può veramente invertire la tendenza. L'invito è a votare per le primarie prima ancora che per i singoli candidati. È una scelta di democrazia, è una festa delle democrazie. Se qualora gli ascoltatori dovessero scegliere di votare per me, per la mia persona, è sicuramente un voto per un castrovillarese determinato per alcuni aspetti, ma sicuramente innamorato della sua città.